ATP della Val Gardena, siamo con il direttore del torneo Wolfgang Wanker per un consuntivo della prima giornata delle qualificazioni. Alla fine i nostri in chiaroscuro, un po' sfortunati, qualcuno meglio, qualcuno un po' peggio. Ma lo sappiamo, no? Cioè, la prima giornata generalmente è dedicata alle nostre wild card, al Tortesine, che quest'anno sono praticamente state date alla scuola tennis della Val Gardena, perché tutti i componenti che si allenano lì, compreso l'allenatore, cioè uno dei responsabili che è Patrick Prader, hanno avuto questa possibilità. Sono stati degli incontri, hanno fatto tutti quanti una discreta buona figura, perché effettivamente c'è da considerare anche il fatto che ci sono stati dei giocatori che si sono cimentati per la prima volta, perciò davanti al proprio pubblico, davanti sul centrale, cioè sono tutte cose nuove, emozioni, e devo dire che tutti quanti sono riusciti un po' ad esprimersi, penso anche al meglio, perché poi alla fine hanno tutti fatto una discreta partita. Sicuramente è valso la pena e siamo contenti che abbiamo dato a loro la possibilità, per loro è una bella esperienza. E dico, se poi andiamo nel dettaglio dei risultati, allora sicuramente la giornata è stata aperta con l'incontro di Jonas Cechi di Ortisei. Ha fatto un veramente bel incontro, cioè i primi due game erano ai vantaggi, purtroppo dopo quei due game però stava 2-0 per l'avversario, che poi è andato avanti fino a 5-0, però poi probabilmente o perché pensava di avere già chiuso il set, forse ha mollato un po', ma comunque lì Jonas è riuscito a recuperare fino al 5-3, ha avuto anche la possibilità per fare il 5-4. Ha perso 6-3-6-2 con una veramente, secondo me, buona Sì, prestazione. considerando che era la prima volta proprio che Ma infatti, poi lui ha 17 anni o 16 anni, cioè è veramente, sicuramente è stato bravo, no? Poi siamo andati avanti, abbiamo visto la partita di Patrick Prinot, che ha vinto, e questo è già un gran bel risultato, perché poi ha vinto 6-4-6-3, è riuscito a tenere un bel livello di concentrazione, soprattutto perché il suo avversario, che se non sbaglio ha una classifica attorno al numero 1000, sicuramente ha colpi molto, cioè è sicuramente molto bravo, però in effetti non è stato in grado di essere in campo, perché poi alla fine ha fatto, cioè ha buttato via anche l'incontro, perché Patrick era molto solido e non si è neanche fatto distrarre dalle azioni fatte dall'avversario, perché poi spesso uno pensa: se continua così, allora magari ho anche la possibilità di vincere, e così, no? È sempre rimasto ben concentrato e non si è fatto, distrarre da queste azioni dell'avversario. È stato bravo, ha vinto, lo rivediamo domani, benissimo anche per il pubblico, perciò bravo a Patrick. Dopo credo che C'era abbiamo visto Costa. Costner. Costner ha fatto anche lui la sua bella partita. Diciamo lì forse si è visto che ogni tanto gli mancava forse questa, come dire, probabilmente il coraggio di provare, di riuscire a fare, di portare un po' in difficoltà il suo avversario, che comunque ha giocato molto bene. Sì, all'inizio finché spingeva forte l'ha messo in difficoltà, poi si è un po' Sì, seduto e no, ma lì è un po' infatti, seduto. sì, 6-2, Se 6-4 credo, no? no, sì, se no ha giocato bene. Ha giocato bene anche lui, bravo anche David. Penso che il risultato del lavoro fatto anche durante l'anno da questi due ragazzi, anche Jonas,
e poi anche gli altri due che sono scesi in campo, sicuramente si vede. Trebinger stasera nell'ultimo incontro sul centrale ha anche lui fatto la sua partita. Sì, forse il peccato maggiore per Prada, che era proprio a portata di mano Prader ha fatto un match di che c'era anche tantissima gente a vedere questa partita. Penso, riassumendo, a pensare che dall'altra parte stava un giocatore che ha un miglior ranking, credo attorno al numero Sì, mi 160. sembra che abbia controllato prima Infatti, 164. e comunque va detto che anche Meffert, durante quest'anno era infortunato, ha dovuto anche operarsi al polso, però hanno giocato una bellissima partita e Patrick Prader, cioè perdere 6-7, 7-5, 6-7, penso che già il risultato dica tutto. Peccato perché poi alla fine tutti quanti noi speravamo in questa vittoria che sarebbe stato bellissimo per Patrick soprattutto e poi ovviamente anche per noi, perché poi alla fine se vanno avanti gli altoatesini c'è anche più pubblico e perciò Chiaro. si riesce anche da quel punto di vista di essere più presenti, diciamo, per quel che riguarda il torneo stesso. Oggi poi è stato anche sorteggiato il tabellone principale. Sì. Un po' sfortuna, c'è Seppi con Bolelli vicino, poteva essere una gran finale, Ma invece diciamo sarà una lì semifinale se va bene. lì si sta guardando già molto Già molto avanti, avanti. cioè è vero che praticamente se si fa la proiezione di quel che sarà poi sabato prossimo, allora potrebbe esserci l'incontro Seppi Bolelli. Magari speravamo che Bolelli fosse sorteggiato nella parte inferiore del tabellone, perciò si poteva ipotizzare magari anche una finale tra loro due, però sappiamo che alla fine ci sono anche altri giocatori che hanno lo stesso obiettivo, perciò credo che effettivamente l'istrazione è sempre da prendere com'è, no? Alla fine, già cioè il primo incontro deve giocare contro una wild card che è Donati. Anche quello è un peccato che si giochi Peccato prima. che trova una wild card, peccato che perché il giocatore è molto giovane, ha già giocato l'anno scorso qui da noi, ha giocato con Dancevic l'anno scorso, ha vinto anche il primo set, 7-6, poi ha perso 6-1, 6-1, ma effettivamente ha già fatto vedere che effettivamente il suo livello di gioco è sicuramente buono. Oggi si trova al numero 400, 402. Perciò ha fatto dei passi in avanti anche in questo senso e trovare poi subito il numero uno, cioè Andrea Seppi, per lui sicuramente non fortunato il sorteggio, forse per Andreas è un bel primo turno da potersi ambientare e poi sperare anche di andare avanti. Come detto, Bolelli poi si trova come testa di serie numero 3 nella sua parte, perciò eventualmente potrebbe esserci l'incontro in semifinale con Bolelli, però c'è anche Donskoj, no? Che anche sicuramente non da sottovalutare. Dall'altra parte, tabellone, se si va a vedere, sono degli incontri molto interessanti già dal primo turno e credo e spero che sia avvincente come lo era l'anno scorso e tanto gli atleti sono qua, noi faremo la nostra parte per quel che riguarda l'organizzazione e speriamo che il pubblico non si faccia sfuggire questi incontri e si goda questo tennis dal vivo che effettivamente è sempre bello, Un'occasione. no? Un'ultima cosa è il programma delle qualificazioni, va avanti domani con il secondo turno Sì. e poi ci sarà la continuazione lunedì mattina. Sì, allora questo rispetto agli ultimi anni è cambiato un po' il programma perché negli ultimi anni avevamo sempre il doppio turno di domenica, praticamente domenica sera si sapeva chi fosse stato in grado di qualificarsi, da quest'anno l'ATP dice che
È anche giusto, Il che doppio si turno, faccia sì. effettivamente il doppio turno può essere proprio anche di svantaggio per alcuni giocatori, perché se nel secondo turno uno sta 2 ore e mezza in campo e l'altro magari per il tiro gioca mezz'ora, allora sicuramente non è giusto da quel punto di vista, no? Perciò è giusto che ci sia la giornata di mezzo, perciò domani si giocano le 8 partite, dove poi usciranno gli 8 giocatori che si affronteranno poi lunedì dalle 10 in poi per i 4 posti per il main draw. E nel pomeriggio avremo poi il Kids Day, dove effettivamente è sempre una bella iniziativa dove appunto i giovani tennisti potranno giocare un pochettino con questi atleti, e vediamo se c'è Andrea, se forse anche qualche giocatore tedesco e qualche giocatore italiano che fanno gruppo come hanno fatto gli ultimi anni, che così, perché è bello poter giocarci, ma è anche bello fare delle domande dopo. E se abbiamo giocatori che parlano il tedesco e Disponibile. l'italiano, effettivamente è più bello, perché se no c'è chi deve tradurre, poi diciamo, è più interessante, penso, anche per i ragazzi. Poi è sempre una bellissima esperienza per loro, perché poi vanno matti su questi momenti, no? Dopo il Kids Day ci saranno poi le prime partite del main draw, del tabellone principale. Attualmente non credo che ci siano tante partite di singolare, perché con tutte le richieste per avere una partenza il martedì e poi le situazioni che ci sono, i giocatori che sono ancora impegnati nei tornei di questa settimana, perciò chi entra in semifinale o addirittura gioca la finale o di doppio o di singolare, comunque hanno il diritto di non dover giocare lunedì. Perciò sarà un martedì probabilmente molto intenso. Il lunedì speriamo di inserire partita di singolare e comunque anche qualche partita di doppio. Che comincerà. Sì. Perfetto, direi che per oggi abbiamo abbastanza carne sul fuoco. Bene, grazie Buona a serata. voi. Anche a voi, Grazie. grazie.